la migliore forma fisica l'ho avuta alla fine del lockdown. Buongiorno, un buon caffè. Eh già, perché con il fatto che stavamo confinati a casa, con il nostro gruppo di runner facevamo 40 minuti di ginnastica tutti i giorni. L'appuntamento era alle 6, 6 e mezza, non mi ricordo, c'era poco da fare e si faceva quello. E quindi alla fine, a maggio, avevo un fisico incredibile. Jumping jack, crush, come senti si dice, squat, eccetera, eccetera, che poi in fin dei conti vuol dire flessioni addominali e piegamenti, Però ne facevamo un sacco, poi quelle cose si sono lasciate andare. Ma io non voglio parlarvi del mio stato fisico, che peraltro non è male neanche adesso, diciamolo, va un po' di vanità, ma soprattutto del lasciarsi andare. Perché gli addominali sono un po' come la vita, potremmo dire, da un punto di vista ginnico. Se non li curi tutti i giorni, alla fine mollano, alla fine ti viene la pancetta. Bisogna impegnarsi costantemente nel fare le cose, nel curare le relazioni, nel restare vivo con la testa, nel restare vivo con il cuore, nel mantenere fede a quelli che sono i propri valori, giorno dopo giorno. Senza allenamento costante, allenamento anche nello studiare, cioè nel tirare fuori da ogni situazione qualcosa di nuovo, senza allenamento costante si finisce un po' spiaggiati, diciamolo. Che cosa ne dici? Buongiorno e buon caffè.